Sì, esatto, uno strumento che favorirà l'accesso dei cittadini alla possibilità di fare una segnalazione, proporre suggerimenti per migliorare il decoro urbano della nostra città. Oggi presentiamo appunto questo applicativo che è accessibile direttamente dall'home page del nostro sito internet e può essere utilizzato sia da computer che da smartphone in modo molto semplice, attraverso cui i cittadini potranno segnalare un problema inerente a molti campi, diciamo, di quella che è l'attività del comune, dalla manutenzione ordinaria, al problema di una buca sulla strada, pubblica illuminazione e gestione dei rifiuti. Un sistema che riteniamo possa avvicinare i cittadini agli uffici del nostro comune. Questa app che noi oggi presentiamo rientra all'interno di quei servizi di transizione digitale e di digitalizzazione della pubblica amministrazione su cui abbiamo lavorato in questi anni, proponendo il pagamento dei servizi telematici con il sistema PagoPA e su cui lavoreremo anche nei prossimi mesi attraverso la ristrutturazione del sito del comune, per cercare appunto di rendere sempre gli strumenti informatici e la dotazione informatica del nostro comune più vicina ai nostri cittadini, perché riteniamo che fornire questi strumenti ai cittadini sia dare loro uno strumento per partecipare alla cura e al decoro della nostra città e del nostro territorio. Sì, dall'home page del nostro comune in alto a destra c'è un link al portale delle segnalazioni che può essere accessibile, come vi dicevo, sia da computer che da telefonino. Entrati in questo link è possibile geolocalizzare la segnalazione, quindi indicare precisamente dove questa è localizzata. Vengono richiesti alcuni semplici dati di registrazione per poi poter tenere informato chi effettua la segnalazione del percorso della sua segnalazione e della risoluzione del problema che ha individuato, semplicemente del suggerimento che ha posto al nostro comune. E poi viene data la possibilità di inserire un oggetto, una breve descrizione, una fotografia e categorizzare l'intervento all'interno di alcune delle categorie principali in cui sono divise le segnalazioni. Questo consente di poterle indirizzare direttamente agli uffici di competenza e ai tecnici di competenza, e poter gestire in modo migliore, anche a livello organizzativo per la macchina comunale, il percorso di presa in carico e di risoluzione della segnalazione. Alla fine dell'iter viene inviata una mail di responso con la chiusura finale della segnalazione, quando questa è stata presa in carico e risolta, che informa il cittadino della risoluzione del problema che lui ha segnalato.